Allora, siamo qui con Valentina Tirozzi, ti chiedo un po' un commento, visto che è la fine del girone di andata, su come sta andando il campionato. Beh, direi che la classifica parla abbastanza chiaro, nel senso che non so ancora gli altri risultati, però stasera lottavamo per diventare campioni d'inverno, una roba che non vale niente, però è un primo parametro per capire come va. Penso che abbiamo perso qualche punticino per strada in qualche occasione, una di quelle secondo me è stasera, però non si può essere perfetti, nel senso che credo che comunque il bilancio sia più che positivo e che ripartiamo dal prossimo anno coscienti del nostro potenziale e cariche, perché vogliamo arrivare in fondo quantomeno a tutti gli obiettivi che ci siamo posti. Cosa è successo stasera in campo secondo te che ha creato un po' di difficoltà? C'è stato un po' di disordine, secondo me siamo andate un po', abbiamo perso un po' di lucidità in tante situazioni semplici, ed questa è la cosa su cui dobbiamo lavorare, perché la squadra avversaria anche ce lo permetteva, insomma, di poter giocare tranquille senza nulla togliere a Montichiari, però ci siamo complicate la vita da sole e dobbiamo imparare a evitare questi e a ridurre al minimo quantomeno questi momenti, perché fanno la differenza. Va bene, posso chiederti alla fine un augurio per i nostri lettori di Roberto Pugliarco Auto Sport? Ma certo, ormai il Natale è passato, però auguro a tutti i vostri lettori un anno nuovo ricco di serenità e soddisfazioni, di pace. Va bene, ti ringrazio, ciao. Ciao.